Pronto? Buongiorno, carcere di Poggio Reale? Sì, sono la signora Catacchio, la moglie di Catacchio Natale, il vostro detenuto. Sì, volevo gentilmente che me lo passaste perché devo parlargli urgentemente. No, va bene, che sì, ma è un fatto urgente perché ho capito, però devo dirgli che oggi è una ricorrenza molto felice, molto particolare in quanto si sposa Palma. Palma. È una fittuata, vabbè, è una. Ehi, tanti auguri a sorte, ma per piacere, ma guarda un po', è maniera, ma pur di sbattermi il telefono in faccia a una signora, cioè dico sì che non è la boutique de Paris, è il carcere circondariale. E va bene, ma sono proprio cafoni, non è maniera, io devo parlare con Natale una Eh volta sì, ogni amore mio, tanto. però oggi è il giorno più bello della mia vita. Sì, felice anche tu, Sì, io dai. sono felice, però quando ci sono questi inconvenienti mi fanno Lo so, innervosire. passeranno. Vabbè, allegri, dai, allegri, Allegria, allegri, allegri. sai. Signora, è stata stamattina alle 6 qua con questa che filo, una cosa veloce. Abbiamo finito i capelli qua. No, non Il ancora. telefono. Sì, pronto? Sì, dica, ristorante. Un attimo solo. Palma, Sì. è il ristorante, dici possiamo buttare la pasta. La pasta? Oh, ma che dici? Ma se dobbiamo andare in chiesa ancora, la pasta? Senta, qui si devono ancora svolgere le celebrazioni ecclesiastiche, non è che possiamo. Vabbè, un attimo. Dice vogliamo i mezzi sinti col sugo semplice oppure gli spaghetti con le cozze? No, no, ha detto la sposa, le pappardelle. Con i funghi, fate voi, metteteci tutto. Va bene. Palma, pappardelle con i funghi e tutto quel che si trova e trova lo mettono, va Beh, vabbè, bene? penso che saranno Mo. E pappardelle. intanto mia suocera è sparita, io ho detto vai alla merceria, comprami il nastro, che io qua mi devo fasciare col nastro. E non è che si prese, si deve ancora vestire, deve fare tutto qua, ma c'è. Signora, signora, mamma, che cos'è? Non la vedo stare. I madoni, ma che siamo impazziti? Questo è Michele! Che cosa dobbiamo fare? Senti, mamma, non è il momento mo di portare la merce che non ci interessa, ma oggi è il matrimonio di Paolo. A me mi serve il nastro. Pasqua! Tu vedi un po' come il busto di Gesù. Pasqua, che cos'è? I legami, il braccio. Ma questo te lo devo spaccare in mezzo alle corna. Che cos'è? Non me ne frega niente. Ma non c'entra niente questo coso qua. Hai portato il nastro a me. Il nastro, l'ha detto, non ce l'ho il nastro. Comprà quello e lo comprà. Come comprà? E che cos'è andata a spendere tutti questi soldi al manichino? Il nastro che mi serviva non c'è. Quello ha detto a quel mi metto a parlare il nastro con Michele. Madonna santa, ma tu vedi un po' che io devo stare a impazzire appresa a questa pazza di non capisce niente, no, c'è Peppo, quello di Michele. Guarda, che se qua stava Natale, le cose non dovevano andare. La fonda, te, un figlio bello della mamma, della non mamma. Sei, Se stava Natale qua. A posto, pure i madoni, il portagioie. Se stava Natale, Palma, sai come si doveva vestire elegante, tutto ingessato, alla grande. Dai, come sono? No, non sono bella. Come ho camice? Anino, il furto con scasso è un'arte, è una poesia. Voi pigliate una pietra, a buttate contro la... Ma che quello è un furto? Il furto va fatto con queste, amore con mio. Le mani poetiche, col furto sto vero. Come un'isola Hai capito? Perché io scusi, professore. Che è tutto sta moina? Io voglio dormire, hai capito o no? Oh, una domanda! Ma che è una domanda? Ma questo aggredisce un aggressore! Ti faccio vedere io, cazzo! Ma stai zitto, dormi! Scusi, professore, io t'amo. Come si scrive? T'amo! Agata! Che? L'apostrofo, cata! L'apostolo! L'apostrofo! La virgola! Quella sopra, perché l'apostrofo va su, vola, è una poesia! Sei tutto poesia a costo! Insisto, guarda, proprio il fatto di farti una bara da dove ti è venuto, io non proprio capisco no, bene. Vuoi sapere, però, ci va trasi doni, va trasi non va mai.
Ma io avrei fatto una bella bionda, una bella donna nuda. C'è bionda e bionda, c'è una mafa. Superiore! Bella bionda che quanti vedi il braccio, godi. Senta a me, fatti fare, bionda, fatti fare la bionda. Bottita bionda. Superiore! Fa mettere una bella bottita di birra, fa. Superiore! Ma allora, che superiore è superiore? Sì. Catacchio! Che succede? Lei mi deve chiamare agente, va bene? Ci diamo del lei, siamo arrivati a darci del lei. Agente! Vabbè, allora, superiore, qui ho preparato la lettera per mia moglie. Una spedizione veloce, espressa. Ma come la dai così, la lettera? Come la devo dare? Ma vedi se la chiudi, vedi? No, a me fa schifo leccare la colla, vuoi leccare? Ma che stai scherzando? Scucciccio, vuoi fare una leccata, per favore? Mi aiuti? Mi dai un po' di scudo? E qua mi date? Ehi, ma non mi dare scudo. Scusa, Nino, esci da lì. Ok, guarda come si panna. Che cosa te la apri? Natale, che è superiore? Grazie, mi raccomando, Venus per un... E il francobollo lo mettiamo? Non dici qui. Quanti? Il francobollo qui dentro costa 30 euro. Mocco, francobollo, c'è la spedizione intercontinentale. E più il fastidio, il caffè, più 20 euro, dammi 50 euro e facciamo così. Qui veramente, senti, volevo spedire un bocco, quando devo andare? Vabbè, mi t'acconto. Il conto? Mettilo. Dai. Il conto cresce. Cresce, cresce. Cresce. Vabbè, non può cambiare più. Che vita. E siamo a dormire, sta! E ci è! Quando avessi a dormire? Quando avessi a dormire? Il salumiere? Ah, quando avevo il proprio... E grazie, tu sei lo Zulu, grazie! Questa schizza, sempre curva, stai. Non ci vuole il martello. Ah, ma togli il fazzoletto, dai che mettiamo il cappellino. Sì, quello non è più fazzoletto, quello dipende da quel cappellino. E così dobbiamo andare, cappello e fazzoletto. Tu da me. Mettiamo, beh, problema, no. Scusa, mamma, è giusto che pure tu, non è che devi stare a fare il manichì. Le vuoi queste scarpe? Guarda come te sono belle. No. Come col brillante. Beh, mamma, tolte le pantofole, dai, Non è che puoi cadere con questo? No, tu sai camminare coi tacchi, dai, dammi l'altro piede. Oh, vedi come ti scende bene. Fai vedere, fai vedere. Oh, stai benissimo. E lo sciolli. Che c'entra, mamma, lo scialle, stona. No, io mi sento sciolto, mi sento come un verme. E va bene, ma roviniamo tutta la bellezza del vestito. Le paillette, mamma, avanti. Palma, tu Palma. Sei pronta? Sì. Un attimo, mi sto facendo le scarpe, un attimo. Beh, te che la chiesa aspetta. Mamma, la borsetta te la vuoi portare? Allora. Signora, allora? Signora, tutto a posto? Questa è la fattura. Ok, grazie. Ha già fatto la fattura. Sì, a morte. Che Madonna santa, signora mia benedetta, che porcheria è il suo prezzo? Com'è? 4.270 euro, signore. 4.270 euro? 4.000 è assai. Signora, ma che mi devo vendere l'appartamento per comprare il vestito? Ma come assai, signora? Noi avevamo deciso così. Sì. Non è vero, qua si era parlato di 1.000, al massimo 500. Signora, io mi sono cercata gli occhi per stanotte. È il grogre, è il tigre, è tutto. I ricciolini li hai visti, sono tutti con queste mani. Signora, non vale 4.000 euro. Come non vale? Signor, prima che cosa avevamo detto? 4 miliardi di milioni. Vabbè, miliardi di milioni. Se no va tutto a gioco su noi e a sfavore a noi. 4.000 Beh, allora datemi la fattura e quando è vediamo se vi può spagare. Se non vi può spagare, mandami i carabinieri a chiesa. Signori, io davvero te li mando i carabinieri, che io mi sono cercata gli occhi. Allora, signora, le faccio vedere soltanto quante altre fatture mi sono arrivate. Siamo a fare la me. Sono tutti bianchi. Io davvero li mando i carabinieri. Intanto, grazie di tutto e arrivederci. Mamma, come devi fare la paggetta a Palma, le devi mantenere il velo, eh? Sì, la paggetta a Palma. Ma sempre, devi tradurre me. Devi fare la paggetta, quelle che mantengono il velo dietro. Sì, che sei bambini che... Siccome tu sei come una bambina, allora devi fare la paggetta a Palma. Vogliamo andare? Sì. Che cos'è? Madonna. Che mamma. Là. Me la faccio sì la prima notte. In fede, l'attarulo, Girolamo. Oh,
Vediamo se la finiamo con questa solitudine per tutta la vita. Superiore? Superiore? Superiore, per favore, venite, entrate. Superiore. Che succede? Mi dovete andare a spedire questa lettera, per piacere. Che succede? Che succede? Tenete, speditemi questa lettera qua. Ti sei messo a scrivere? Mi sono messo a scrivere, spedite quella lettera senza far troppo domande. Ma... che cosa? Ho fatto la domanda per l'adozione, Superiore. Ah, bravo, stai adottando un bambino, bella questa cosa, no, carina. Però non sto adottando nessun bambino, voglio essere adottato io me medesimo stesso. Oh. Tu essere adottato? Sì, voglio entrare nel programma dell'adozione a distanza. Cioè, ma, scusi, no, ma ti sei visto, non lo capisci? Cioè, tu, come i bambini dell'Africa... Come tu... i bambini dell'Africa, bravo. Ma c'è una certa differenza tra te e i bambini dell'Africa, scusa, ma io non voglio dire... Che differenza stessa, però morti di fame sono quelle, morti di fame sono io. Sì, però tu sei quando ha 5 bambini l'Africa, capisci? Ma che capra di ragionamento è questo? E poi non c'ho diritto pure io a tenere una mamma, un padre, un punto di riferimento? Vabbè, non mi interessa. Io non ho mai tenuto nessuno, va bene. Io ho un vago ricordo di mia madre. Sì. Mia madre, quando ero piccolo, io mi ricordo che stavamo pure bene a casa, perché lei lavorava in un ufficio, guadagnava e mi faceva stare bene. Sì. Poi venne una certa signora Merlin. Che chiuse l'ufficio dove lavorava mia madre. Beh. E mi dissero anche tanti altri uffici in Italia. E buttò un sacco di ragazzi in mezzo alla strada. Beh. E da allora mia madre non mi poteva cambiare più, mi portò l'orfanotrofio, mi saluto e non lo disse. C'ho diritti a avere un'altra madre, un'altra cosa. Vabbè, non sono fatti miei, sono fatti tuoi. No, allora spediti le domande. Che ti devo dire? Stai diventando un po' fastidioso, però ogni volta superiore. Stai da solo, tranquillo, stai da solo e tranquillo. Ma beh, di Natale non si sa niente. Non lo so, non è compito mio. Io posso fare 5 gastoli da solo. Stai riposito, rilassati. Poi vi dovete informare di Natale, superiore. Arrivederci. Che fine fa? Dove sta? Questa è... Dove sta? Cosa è la giornata sola, l'aria serena dopo la tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è la giornata sola. Sposa, mi raccomando, alzati volume voi. Io, i musicisti. Ah, bella cavolata. Che è il corteo storico? Sì, e tu sei la Madonna Dolorata, cretina stronza. Bastarda, bastarda. Ehi, finisci la cammina. San fronna te. Regalo, che sei
significa? Questo ne scappati e devo andare al ristorante a te. Io non ho fatto manco la gira nel ristorante, ma che stanno di casa? Ma che se volevi? Tu non ne sai, ma che pizzo un cappuccino? Ma che pizzo un cappuccino da te? Chiami! 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 Madonna, salve! Auguri! Cosa? Auguri! Auguri! Madonna, no! Per il riso! Madonna, che è successo? Che è successo? C'è finito! Ma la chiesa, non quello scurma che è bene di me! No, no, no! No, no, no! E bugia, no, assolutamente. Se celebrate la messa, abbiamo fatto un rinfresco veloce e ce ne siamo tornati a casa. Ce ne siamo tornati. E tu, ancora con riso, non puoi andare a vedere Felice, ancora è morto. Vai a vedere, vai. Chiudo, per piacere. Tutta una donna distrutta. Tu devi stare calma, non ti devi agitare. Lo so che è successo un fatto gravissimo. Ma si riparerà tutto, non ti devi proprio agitare. No, ce la camerata! No, non si può riparare per niente. Cosa? Finché c'è vita, c'è speranza. Allora, se il problema è il ristorante che abbiamo pagato, non è quello il problema. Paghiamo con i debiti. Venisse il carabiniere. Non è questo il problema. È che quel che sono andato. Ma è un sito, non mi più. Oh, allora, quello è un grandissimo cornuto. Quello qui dentro non metterà più un piede, non ti preoccupare. A me non mi è mai piaciuto, è brutto. È brutto, è brutto. Non le spalle. No, non è quella, ce ne si viene, si sta lì. Non è questo il problema, il problema è più grave. La figuraccia che abbiamo fatto di parenti. E mica erano parenti nostri, erano parenti dalla parte di lui. Tu non sei portato nessuno, sei figlia di lei. Non è questo, è peggio, è peggio, è peggio. Che cos'è? No, no. Il vestito, qual è il problema? La parrucchiera. La parrucchiera. È peggio. Pasqua. Che cos'è? Io sono incinta. E che stiamo a fare qua? Lo spettacolo? Lo spettacolo è finito! Torchi da là! Shadamer! Fuori da qua! It's un fuck, Doyle! Che agiamento con te! Che ti dove si mangia in due, si mangia in tre, anzi, vedi qua. Dove si mangia in due, si mangia in tre. Incazzato perché ieri mi han scippato, ora sto senza una lira e brindo alla faccia mia, ma da bere non ne ho, porco Giuda, come fo, son toccato nell'orgoglio e mi bevo un litro d'olio. Awe, gustamo una mappa se. A più non posso, ma mi son ridotto all'osso, ora sai che devo fare, mo mi vado ad imboscare. Io speravo in un futuro, ma ho sbattuto contro un muro, altro che ci vuol pazienza, qua sto a fare penitenza.
La 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 la.